scuola, se non per il nome merito, cultura, ne avete sentito parlare, ha detto qualcosa, non c'è nulla, lo ha definito lei un intervento programmatico e noi potevamo rispondere solo in quel modo, che di programmatico, se è così, è molto vuoto e anche incoerente, perché alla fine rispetto alle promesse elettorali ti dice però sapete che c'è, siccome ci sono dei conti da tenere in ordine, forse quelle promesse non si possono mantenere. Noi abbiamo fatto delle proposte concrete, le abbiamo anche già depositate in Parlamento, penso al potenziamento dell'assegno unico per esempio, che è uno strumento che ha fatto PD e che oggi dice possiamo potenziarlo e lo offriamo all'opposizione, alla maggioranza, per poterci lavorare come strumento anche immediato. Ho sentito ieri Renzi, il discorso di Renzi, sembrava più critico con il PD. E infatti c'è un problema, che da una parte c'era il governo, poi c'è la maggioranza che sostiene il governo, poi c'è l'opposizione e poi c'è chi ha fatto opposizione all'opposizione, rivolgendosi nel giorno della fiducia o sfiducia ad un governo all'opposizione, come se lui facesse parte dell'altro schieramento. Cioè è stato abbastanza paradossale, mi è anche dispiaciuto perché lui poi mi ha tirato in ballo per il discorso del merito e della scuola, merito che io difendo come termine, ma deve essere utilizzato bene. È giusto il merito, è giusto valorizzare, ma bisogna garantire che tutti almeno possano partire dalle stesse condizioni. Nella buona scuola c'erano, peccato che lui ieri, piuttosto che ricordare agli altri che gliel'hanno affossata e quando hanno governato gliel'hanno eliminata con un tratto di penna, ha preferito parlare con chi l'aveva difesa e continua a proporre politiche che vadano contro la dispersione scolastica, che aiutino la lotta contro tutte le disuguaglianze e che credano in un merito quanto le possibilità ci sono per tutti.